Pare che non se ne sia parlato del futuro, però il tema c'è. No, non se ne è parlato. Ma si scioglie, come vi ho detto dall'inizio, cercando di mettere insieme le tre parti che contribuiscono al governo del teatro, che sono il governo, i soci istituzionali locali e i privati. Non è la cosa più semplice del mondo. Diciamo che quello che ha in testa il Consiglio e i singoli componenti del Consiglio, io posso averlo anche abbastanza chiaro. Quello che mi manca a questo punto è un confronto con il Ministro, che avverrà a breve. A questo punto è necessario che ci si parli. Appena ci saremo visti, lo comunicheremo e cercheremo di... Per un appuntamento? No, ci siamo sentiti, però a questo punto ci sentiremo. Volevo aspettare anche il consiglio di oggi, che dove veramente non ci siamo parlati. Ma le posizioni del consiglio erano già chiare anche l'altra volta, non sono cambiate. Quindi, cioè, c'è una parte che è per la riconferma di Meyer e una parte invece che dice il governo chiede di rispettare questo tetto dei 70 anni e quindi nel 25 quando scade. Appunto, in questo momento insomma l'opinione del consiglio è chiara. L'avete già scritto più o meno tutti, quindi no. Più o meno in maniera corretta, ma insomma, per cui il tema è chi devo incontrare io il ministro, lo farò da breve. No, questo non c'è. Però è vero che nel Consiglio ci sono perplessità sull'ipotesi Ottombina che era stata indicata dal... Ma guarda, di Ottombina non si è neanche parlato. Oggi il tema vero è quello relativo alla figura dell'attuale sovrintendente, rispetto al quale tutto il Consiglio mostra apprezzamento per quello che è stato fatto. Ancora oggi abbiamo visto delle cose buone, anche riconoscenza. Meyer ha gestito in anni non semplici, ha consegnato bilanci in ordine e buone stagioni, ha migliorato anche sotto il profilo appunto degli spettatori la situazione in scala. Detto ciò, però, ripeto, bisogna confrontarci col governo. Quindi io non vedo nel Consiglio atteggiamento da nessuno ostile rispetto a Meyer. Il problema vero è capire con il governo, che non vuol dire che quindi automaticamente il Consiglio sta proponendo un rinnovo, ripeto, però ma è un tema su cui non se ne discute perché sta nei verbali apprezzamento, quindi non è un problema di apprezzamento nel confronto di Meyer. Però con tutto questo ragionamento sembra portare a vedere se il Ministero potrebbe essere d'accordo a una proroga quantomeno, perché altrimenti non si capisce. Ma no, ma certo che questa è una delle possibilità, però ripeto, finché non parlo con il governo... No, questo è chiaro. Ma adesso è vero che sono due partite diverse, però il tempo passa, il 25 anche prima del 26, non rischi di finire come il Bob di Cortina? No, perché tanto guardate, come voi sapete le prossime due stagioni sono già ampiamente fatte, quindi secondo me se arrivo... Io ho sempre parlato di... entro la primavera, che vuol dire entro la primavera bisognerà decidere comunque senz'altro. Io mi sentirei di escludere che si arrivi all'estate senza aver preso una decisione, questo mi sentirei di escluderlo.